Eccomi qua, Michelangelo Moggia, a analizzare un quadro e per oggi Claude Monet. Claude Monet è stato uno dei pittori di spicco dell'impressionismo e questo suo quadro, dipinto nel 1869, ha tutte le caratteristiche principali di quello stile pittorico. Il soggetto è una località nei pressi di Parigi, la Grenouillère, appunto, dove i parigini andavano a fare il bagno e a rilassarsi, in pratica una sorta di stabilimento balneare sul fiume. Se metti a fuoco i singoli particolari, vedrai infatti le barche, i pontili, i bagnanti, le persone sedute al ristorante e soprattutto dei magnifici riflessi sull'acqua. Cos'ha di particolare questo quadro? Diciamo diverse cose. Il soggetto, intanto, è una scena di vita moderna, non è un semplice paesaggio con figure. Tra le novità che portano gli impressionisti c'è quella di raffigurare il loro tempo, gli svaghi, le attività degli uomini e delle città e tanti altri momenti della vita quotidiana. Secondo punto, la visione sfocata. Monet ritrae le cose così come si vedono. Prima di lui e prima degli impressionisti, gli artisti più tradizionali, quelli che andavano per la maggiore, dipingevano i paesaggi con estrema attenzione al dettaglio, curavano tutti i particolari, tutti i dettagli di ogni oggetto. Monet invece fa una cosa diversa. Infatti, quando guardi una scena o un paesaggio, hai una visione d'insieme. Non è che distingui tutti i vari particolari di ogni cosa. Se guardi un albero, vedi probabilmente una massa di varie tonalità di verde e non distingui ogni foglia una per una. Gli impressionisti colgono proprio questo aspetto, ovvero fanno una sintesi cercando di fissare sulla tela quello che l'occhio percepisce davvero. Il terzo punto riguarda la luce e l'acqua. La luce è uno degli elementi fondamentali del quadro. L'artista ha osservato con attenzione e messo sulla tela tutti gli effetti e i riflessi della luce sull'acqua, che occupa circa i 2/3 del dipinto. Con una grandissima maestria, Monet rende perfettamente il tremolio dell'acqua e il riflesso dei raggi del sole e del paesaggio circostante, e fa tutto questo con delle pennellate rapide, senza cercare l'assoluta precisione, ma piuttosto l'efficacia della visione, l'efficacia di quello che si vede. Tutto questo lo fa peraltro dipingendo dal vero. Prima degli impressionisti, i pittori di solito realizzavano degli schizzi sul posto, ma poi il quadro vero e proprio lo dipingevano in studio. Gli impressionisti invece sono i primi a eseguire le loro opere interamente all'aperto. Questo modo di dipingere chiaramente imponeva all'artista di essere sintetico, non ci si poteva dilungare eccessivamente sui dettagli. Prima di concludere, poi voglio raccontarti un aneddoto interessante. In quel periodo Monet era in vacanza con un altro grande artista del gruppo impressionista, Renoir, ed entrambi si misero fianco a fianco a dipingere la Grenouillère. È interessante vedere come la sensibilità, questo è Renoir, come la sensibilità dei due artisti porti a risultati molto diversi tra loro, nonostante abbiano ritratto lo stesso punto, lo stesso identico soggetto. Renoir nel suo quadro è più attento agli effetti atmosferici e meno ai riflessi della luce sull'acqua, estende il colore sulla tela in modo più leggero. Monet invece usa il colore in modo più denso e corposo e ferma la sua attenzione soprattutto sugli effetti di luce. Peraltro, Monet, cosa abbastanza frequente, dipinge lo stesso posto anche da un'altra angolazione, da un'angolazione diversa e con la luce diversa. Le variazioni di luce, infatti, erano uno degli aspetti che più lo colpivano e lo interessavano. Lo dimostra il fatto che negli ultimi decenni della sua vita dipinse quasi esclusivamente le ninfee dello stagno della sua casa di Giverny, in Normandia. Ne esistono tantissime versioni e non si stancò mai di realizzare questi bellissimi quadri, anche in dimensioni enormi.